Bene, e intanto che carica la lezione, YouTube carica la lezione sul il ripasso sull'America, degli Stati Uniti dell'Ottocento, vediamo insieme l'età giolittiana, registriamo l'età giolittiana, pagina 99, 99 del volume numero 3, Trois, Drei, Tri, Seis, Tres, Tres. Anche in spagnolo, uguale. Sì, no, ho dovuto dire tria in latino e tria anche in greco, perché è neutro, volume, è un termine neutro, volume, voluminis. Allora, pagina 99, l'età giolittiana. Oh, guardatelo qua, che simpatico Giolitti. L'avete visto? Simpatico, vero? C'è l'aria simpatica, bonaria. Dice, ragazzi, eccomi qua. Mo' ci penso io. Giolitti, Giolitti, pensa come si è messi male. Ci vorrebbe uno come Giolitti, anche se i suoi difetti li aveva anche lui. Come no? Li aveva sì. Mamma mia, però rispetto a certa gente, mamma mia. Allora, prima di tutto dobbiamo aggiungere qualcosa sul socialismo. Allora, 1895 nasce il Partito Socialista. Il Partito Socialista si divide, aspetta un secondo, aspetta un secondo. Ecco, chiedo scusa, ho controllato una cosa. Sì, 1895 nasce il Partito Socialista, come lo conosciamo noi, cioè il Partito Socialista prima aveva altri nomi, appunto, sono andato a controllare quello, tipo Partito Socialista Rivoluzionario Italiano e altre cosette, però quello ufficiale, diciamo, 1895, nasce il Partito Socialista. Ovviamente che cos'è il socialismo l'abbiamo già anticipato, abbiamo già accennato, mettiamola così, perché non è che abbiamo chissà fatto quali approfondimenti, però all'interno del Partito Socialista vi sono due correnti che si manifestano ovviamente nel corso, nei primi anni del Novecento, ovviamente, che sono la corrente riformista di Filippo Turati, che cercava un dialogo, diciamo così, con il governo, di portare, insomma, dei cambiamenti, apportare dei cambiamenti, e Giolitti stesso aveva cercato in un certo modo di assorbire questi socialisti nell'ambito governativo, mettiamoli così, e farli collaborare. E dall'altra parte invece abbiamo e quindi sono i riformisti, vogliono fare le cose con calma. Dall'altra parte invece abbiamo su imitazione del su idea di Marx, imitazione dell'idea di Marx, abbiamo i massimalisti che erano invece a favore di cambiamenti rivoluzionari ottenuti tramite la rivoluzione, e uno degli esponenti di questa corrente, non è l'unico, non era neanche il più importante, è appunto Benito Mussolini. Allora ve lo segnate, ok, in matita quello che vi ho detto finora. Allora, nel Novecento vinse le elezioni, guarda che simpatici per fare cifra tonda, una coalizione di liberali, democratici, radicali, socialisti, repubblicani. Il re Vittorio Emanuele III, succeduto Umberto I, formò nel 901 un governo guidato, non è che formò, incaricò, perché funzionava come oggi Mattarella ha incaricato Draghi, ok? Così il re incaricava un tizio di fare il governo, guidato da Zanardelli, che aveva come ministro degli interni Giolitti. Nel 903 Giolitti divenne capo del governo. Era un liberale, ma era convinto, questo è importante, che le classi popolari dovessero partecipare alla vita politica. Ricordate, i liberali e liberisti, diciamo così, in economia, volevano invece evitare che le masse votassero. Sosteneva che se si fosse data la possibilità di esprimersi, avrebbero adottato posizioni moderate e abbandonati gli ideali rivoluzionari. Riteneva che un aumento degli stipendi degli operai avrebbe favorito la crescita dei consumi e quindi della produzione, con effetti positivi per l'economia del paese. Giolitti ordinò, questo è importante, che non si reprimessero le manifestazioni popolari che avevano obiettivi economici, perché lo Stato doveva rimanere neutrale nei conflitti sociali, a condizione che rispettassero la legge. Quindi, in pratica, padroni e operai potevano scontrarsi, dirsi le parolacce, litigare, scioperare quegli altri, chiudere le fabbriche, questi qui, però il concetto, la cosa importante è che non facessero, non combinassero disordini, ok, con violenze e roba del genere. E comunque il governo non voleva entrare in queste questioni, in questi problemi, se la sbrogliassero loro.
diceva. Allora, Giolitti, pagina 100, cercò di accordarsi con il Partito Socialista e nel periodo in cui governò l'Italia furono realizzate importanti riforme che contribuirono a migliorare la condizione delle classi sociali più povere. Quindi, in un certo modo, va incontro alle esigenze dei socialisti, che vi ricordo era quella di dare pari opportunità a tutti i cittadini. 1. La tutela del lavoro di donne e bambini, età minima 12 anni per lavorare. Cioè voi sareste già al lavoro, la maggioranza di voi, visto che voglia di studiare. No, dai, sto scherzando, dai, su, sto scherzando. Ovviamente sto riferendomi alla terza babai, la futura terza I non so in che condizioni sarà. I miglioramenti dell'assistenza ai lavoratori per la vecchiaia e in caso di infortuni, ricordate, abbiamo messo il simbolo della carrozzella, sulle immagini, le immagini, questo lo dico per chi non è mio alunno, io proietto sempre immagini, eccole qua, dove cavolo, mi sono sparite le immagini, ma porca la miseria, dove siete? Eccole qua, proietto sempre immagini, ok, che poi utilizzo per spiegare i concetti, poi stampiamo il foglio delle immagini proiettate alla LIM e lo utilizziamo come schema, come si chiama? Mappa concettuale iconica. L'ho inventata solo per risparmiare tempo e energia nel ripasso delle lezioni e poi sarà utile più ai miei alunni che a me stesso. Allora, vediamo un po' dove ero rimasto. Chiusa la parentesi, dicevo, i miglioramenti dell'assistenza ai lavoratori, la sedia a rotelle che vi avevo illustrato, l'obbligo del riposo settimanale, Snoopy che dorme sulla palla al mare. L'introduzione del suffragio universale maschile che fu applicato per la prima volta nelle elezioni del 1913 e poi bisogna aggiungere appunto cos'era? Assistenza agli anni del lavoratore per la vecchiaia l'abbiamo messo, quello l'abbiamo messo, basta, sì, protezione ah sì, anche tutela della maternità, eccolo lì, tutela della maternità. Tutela maternità e infanzia. Perché molti pensano che sia stato Mussolini, ok, a introdurre, no? Mussolini ha rafforzato eventualmente, ma comunque l'inventore è stato Giolitti, inventore, insomma, il promotore. Le riforme delle istruzioni. Tra le riforme più importanti, l'istruzione. Allora, la legge Casati, 2 anni di obbligo scolastico, arrivò a tre, poi nel 6 anni di obbligo, eccetera, eccetera. Però con la legge dell'11 è lo Stato che assume il controllo diretto delle scuole elementari per garantirne la presenza su tutto il territorio nazionale, perché altrimenti prima erano i comuni che ci pensavano, i comuni del nord ricchi ce la facevano, quelli del sud più poveri no. Costruzione degli edifici, l'assunzione degli insegnanti era affidata inizialmente ai comuni che spesso non avevano il denaro. I limiti della politica di Giolitti ebbe anche aspetti meno positivi. In campo economico avvantaggiò la popolazione delle aree industriali, cioè il nord, mentre il mondo contadino fu aiutato molto di meno. Mentre le manifestazioni operaie furono in genere autorizzate, non accade lo stesso per quelle contadine, sottolineate che furono spesso represse. L'atteggiamento di Giolitti nei confronti del sud fu ambiguo. Da un lato promosse alcuni interventi come la costruzione dell'acquedotto pugliese e le industrie siderurgiche a Napoli. Dall'altro stipulò accordi politici con gli esponenti dei ceti sociali privilegiati, cioè i grandi proprietari terrieri, i mafiosi, con la conseguenza di bloccare ogni riforma che potesse migliorare la condizione dei contadini. Ecco perché Giolitti era definito, scrivetelo pure, tra virgolette, ministro della malavita. Bene, 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 abbiamo quasi finito, ragazzi. La conquista coloniale, la conquista della Libia. Allora, negli ultimi anni di governo, Giolitti adottò una politica oscillante. Per alcune scelte si avvicinò ai socialisti, per altre posizioni opposte. Nell'11 il governo italiano ordinò l'occupazione della Libia, che era sotto l'impero ottomano. I vantaggi non erano chiari, ma Giolitti decise di promuovere l'impresa per accontentare le forze politiche nazionaliste, i proprietari di banche e industrie che pensavano di trarre guadagni dalla guerra. La Libia divenne colonia italiana, una guerra che costò 3.000 morti italiani e 15.000 tra i libici.
tutto qui? Ma non scherziamo. Matita. La Libia era definita uno scatolone di sabbia, ma la sua posizione strategica era innegabile. Fatto? L'Italia ebbe l'accordo, il consenso delle grandi potenze europee, purché la guerra non si combattesse in Europa. Possedimenti ottomani dell'Europa, possedimenti turchi in Europa. Poi, bla bla bla, cosa bisogna aggiunto? Sì, a livello militare, importante fu il ruolo della Marina, che favorì lo sbarco delle truppe, diede sostegno alle operazioni militari con le artiglierie, fece scappare la flotta turca, colpendola in Libano, a Beirut, conquistando il Dodecaneso, che era praticamente in casa dei turchi, quindi proprio vicinissimi alla Turchia, e fecero quindi paura, okay? E compiendo per l'unica volta al mondo, non è mai successo né prima né dopo, compiendo il forzamento dei Dardanelli. Forzamento dei Dardanelli, cioè alcune moto siluranti italiane penetrarono attraverso i Dardanelli pesantemente fortificati, arrivando quasi a silurare la flotta turca che si era rifugiata nel Mar di Marmara. Ok? Arrivò quasi e tornò indietro praticamente senza morti, senza danni. Se non sbaglio, però mi risulta proprio così, senza danni e sì, vabbè, qualche ammaccatura, qualche colpo l'hanno anche preso. Non riuscirono nell'impresa, ma fece molto scalpore la cosa, fece molta impressione e indusse il governo turco alla resa. Ok? Caso unico al mondo, in tutta la storia, non è mai successo. E infine, importante anche il ruolo dell'aviazione. Con il primo uso militare dell'aereo in tutta la storia mondiale, primo uso militare dell'aereo, prima per ricognizione, poi per bombardamento. Ok? Bene, ricordatevi che la Libia all'epoca non si chiamava Libia, era divisa in Tripolitania e Cirenaica. Ok? E appunto l'Italia poi fuse le due territori in Libia. La fine del governo Giolitti, nel 13 i Giolitti strinse un accordo con i cattolici conservatori chiamato Patto Gentiloni con l'intento di contrastare il Partito Socialista nelle elezioni. I rapporti con i socialisti peggiorarono notevolmente e non migliorarono neanche quelli con le forze politiche più conservatrici. Nel 14 abbandonò il governo. Ora che ci penso, nel 12 ci fu come dire, il suffragio universale. Appunto, adesso vado a controllare perché mi è venuto il dubbio, però voi insomma non mi metto a correggere il filmato, al limite metto una nota di commento. Bene, con questo abbiamo finito anche Giolitti, se non sbaglio non c'è altro, quindi buon ripasso, studiate sul libro, non fate i furbi.